Yo ragazzi, eccoci tornati, salve! Si continua con Lobotomy senza un evidente stato di stanchezza e di scazzamento riguardo tradurre. Ho pensato di fare Ghost Runner prima, però ho detto facciamo prima questo perché oggi mi sono preso una pausa dal tradurre Blue Archive che è arrivato all'episodio 55. Direi non poco, considerando che ognuno è quasi un'ora. E eccoci tornati con questo gioco. Siamo pronti per continuare. Abbiamo reclutato nuovi impiegati. Kuskebasi è Zerin. E Melendez è un corpo morto, praticamente. E niente, proviamo a buttarci in avanti. Allora, Nathaniel lavora velocissimo qua. Le pressure tipo fa qua e attachment qua con Delia. Ok, poi inside sappiamo che il punishing beard va fatto così. Pure controllo, ma era inside, no? Sì. Fatto un pochettino. Forse di Girl è sempre inside. Sì. Poi attachment con Zeri qua. Insight tutti gli qua, tutti gli sono tutti, sono partiti. Down, dove? Ma noi non possiamo sfruttare in nessun modo tutti questi punti. 188 la prima anomalia. Condizione di Escapasi? Subendo danni neri, vero? Sì. Ok, vediamo il site come va. Comodo. Vediamo repression. Male. Instinct, non lo sappiamo. Potrei continuare con il site con Uschebasi. Insight con Akane qua. Davanti and 100 good hits. Cosa bella con Beauty and the Beast, che mi deve ricordare l'ordine in cui deve fare certe cose, cioè sarebbe meglio fare repression, ma non puoi spammare repression troppo, se no la creatura ti strazia il corpo. Prendere assolutamente l'arma sua, quanto costa? 40. Buoni, fermi, non fate niente. Lo shelter, ci dobbiamo mandare qualcuno. Ci mandiamo. Allora, Uschebasi a posto, no? Uschebasi sta bene. Menendez, lo mandiamo qua. Adesso facciamo anche velocizzare, effettivamente. Out. Ah, per adesso non dovrebbe fare eccessivi danni, Daut. Quanto c'ha di forza?
non dovrebbe fare troppi danni, raga. Che succede di qua? Cazzo. E invece servono rinforzi qua. Oddio, Zang eroico. Il Beard è scappato. No, questo non va bene. Zang è morto. Come è morto? Niente, potrei provare la giornata. Down. Tutto a posto. È andato molto bene il lavoro qua. Instinct. Anche Scorched Girl e Punishing Beard scappano di continuo. Scappano di continuo. Scappano entrambi e chiudono i corridoi. Ancora si deve riposare. Avete preso il trovate? Sì. Siamo a metà, dai. Bisogna crederci. Non mi arrendo di certo alla prima difficoltà. Che sta attaccando Jerry. Andate in tre, dai. Menendez è morto. Vabbè, Menendez può andare bene. Sono altri attaccanti, sì.
Dai, che siamo arrivati, forza. Ok, si è iniziato. Perché la musica continua? Ok, questi tutti l'avranno il piano di sopra. Perché c'è un altro Daut ancora a fare i coglioni. Mannaggia lui. Facciamoli riposare un attimo. Grantas Love. Cazzo. E lui non fa ire. Capa Jerry, da retta. Ma sarebbe bello se Daut attaccasse Grantas Love. Facci bellissimi noi. Sono tutti vivi? Ok. Cazzo. Tosto un botto, eh. Un po' sonnato da queste difficoltà. Cioè, secondo me, sapete cosa mi preoccupa? Il fatto che stiamo agendo sempre più o meno nello stesso modo. Ok. Instinct. Attachment. Ma cos'è l'attachment? Siamo a 100 su 170, forza! Non è andata male da Orledi, vero? Sì. Schivato, cosa sta facendo?
No? È canon? Ah no. Ok. Altri nemici? Qua. Anzi no. Qua. È scappata la... No? Ti vivi, no? Sì. Oddio. Per un pelo tutti vivi. Oh no, no, anomalia, no. Cazzo, no. È una bella giornata, sei ancora timido oggi? Oppure la città è rimasta un bellissimo posto dove strade di smeraldo brillavano come non mai. Questo è proprio il Corsish. Cosa ne pensi del Sephiroth? Non pensi che manchino di qualcosa? No! Hai la libertà di ignorare quello che dicono, però sii gentile con loro. Questo è il peso che dobbiamo portare per avanzare nei dipartimenti, per così dire. Non ho mai avuto discussioni pesanti con loro. Sembrano essere a disagio a conversare con me. Probabilmente per il fatto che io sono un essere superiore. Anche se sono segretamente gelosi della mia superiorità, non possono far nulla per cambiare tutto ciò. Dopotutto, io sono la più potente ed avanzata AI in questa company. Oh, carina, Hoddo. Oh, ciao. Non sei arrabbiato, vero? Sono Hoddo. Sono il capo del team di addestramento. Quello che facciamo... sai, hai presente gli incidenti che capitano in una compagnia? Beh, Lady Angela ha detto che metà di questi incidenti potrebbero essere tranquillamente impediti se gli impiegati mostrassero più iniziativa. Quindi il team di addestramento dà agli impiegati dei manuali di lavoro e sufficiente addestramento, sai, per cercare di ridurre il numero di incidenti. Aiutiamo anche gli impiegati che si stanno trasferendo in differenti reparti per adattarsi al loro nuovo posto di lavoro. Non sono molto brava in tante cose, ma cercherò almeno di non ostacolarti. Infatti sto mettendo alla prova un nuovo impiegato, un nuovo programma impiegati questi giorni. Non so se funzionerà, ma... Oh, vuoi sapere di più del programma? Come sai, la compagnia è piuttosto pesante nelle sue domande. Anche se facciamo dei check-up abituali, molti dei nostri impiegati perdono la sanità regolarmente. Sanità mentale. Io so esattamente cosa vuol dire. Intendo, non interagisco direttamente con la normalità, ma so cosa vuol dire perdersi, perdere se stessi. Non so se gli impiegati ameranno il mio nuovo programma o si proverà utile. Posso solo sperare. Però sentite bussare alla porta. È tutto grazie a te, Miss Hodd. Mi sento molto meglio dopo averti parlato come hai suggerito. Sono finalmente libera da questi orribili pensieri che mi possedevano fin dal mattino. Mi perseguitavano fin dal mattino. No, no. È stato il tuo coraggio a liberare il tuo cuore. Il coraggio di mettere a nudo il tuo cuore che ha risolto il problema. Io ti ho solo fatto vedere da dove iniziare. No, no, dico davvero.
Mi sarei impiccata probabilmente se non fosse stata per te. In ogni caso, signorina Odd, mi hai veramente salvato la vita. Sono così fortunata ad averti come la mia Sephira. Sei veramente, veramente una brava persona. Grazie, Tiffany. Sono così felice di vedere che stai meglio. Ho sentito che ti trasferiranno un altro team presto. Spero che andrai bene là. Per favore, non ti scordare la conversazione che abbiamo avuto. Certo, signora, non lo farò. Vedi, manager? Il mio programma sta veramente funzionando. Voglio essere una persona veramente d'aiuto qua. Al massimo delle mie possibilità. Perché più mi impegno, più vite posso salvare. Allora, abbiamo veramente pochi love point. Però forse dovremmo potenziare un attimino Uskubasi. Uskubasi deve poter un po' anche combattere, secondo me. Melendez è rimasto vivo. Che roba, tre? Non lo so, io terrei i punti, ragazzi, a questo punto. Proviamo a tenerli. E cerchiamo di farcela così. Allora, abbiamo le 9 armi fortissime. Allora, il cannone possiamo darlo a Uskubasi. E a Melendez possiamo dare la pistola. Armature. Ok, abbiamo tutti armatorizzati. In realtà non abbiamo la potentissima arma della bambola. Dai, proviamo così, dai. Ho paura veramente di questa nuova giornata di lavoro. Oddio, cos'è quest'ora? Oh cazzo, è tipo un... Spaventa pasta di mortale. Mi sembra molto armato. Non so se è bene questa cosa. Ok. Possiamo mandare Melendez a fare attachment qua. E Uskubasi a fare questo coso, come lo sistemi. Non mi sembra bestiale. Mi sembra una cosa meccanica. Repression? Inizia male, state a vedere. Andiamo tutti come al solito. E prendiamo la spada. Scusate, non era una spada, era un fucile. Era un moschetto iper devastante. Ebbene, prendiamo anche una nuova pistola qua. E da Scorched Girl prendiamo anche l'armatura. Ok, penso che abbiamo dato tutti gli ordini.
Quanto andrà malissimo, ragazzi. A posto. Ok, vediamo come sta andando Uskibasi. Sta perdendo molta sanità. Ma lui è il suo punto forte, la sanità. Puntale. Ah, siamo sbagliati. Va bene, però per adesso un attimo vediamo com'è andata qua. È scappato. Suppongo che Repression non vada bene. Insight, se è di livello 4, bene. O livello 3. Insight, cerco a fare insight. Ok, ricominciamo la giornata. Disastroso. Insight a Uskebasi. Scusate, Insight lo deve fare Melendez, perché Uskebasi deve andare qua a fare attachment. Perché sennò si finisce male, insomma, si addormenta. Ok. Tocca ricordare veramente tanti dettagli, eh. Succede? È andata male. Perché quasi è impazzito. Ma Ana Mendez. Pazzo, Mendez è veramente inutile. Non ha abbastanza sanità mentale per farcela. Vediamo se riusciamo a fixarlo. Forse possiamo ancora salvarlo. Oh no, è scappato! Ma che cazzo? Mi succhiato il cervello? Ma... Oddio, credo sia quello morto, sta cosa. Maiala! Maiala! Aspetta. Siamo Menendez, va? Sbagliato. Prendiamo il moschetto.
Poi sta andando qua sopra. Va bene, dalla nostra amica pecora. Non dovete attaccare questa anormalità, diventerà una entità estremamente ostile. Vedete se ce la faccio a lavorare con questa creatura. Attachment non funziona, a quanto pare. Ma per adesso sembra benaccio la situazione, dai. Prende, si deve ancora curarsi. Qualità. Fa che basi. Ok. Perché Zeril è morto? È morto Zeril? Merda, è difficilissimo. Ok, mettiamo velocità per due e speriamo che vada tutto bene. Ok, adesso stiamo rimettendo la vita normale tra poco. Allora.
è tornato out. Vabbè, relativamente un problema noi, eh. Fa niente, dai. Dai che te la fa niente. Dan mi sono venuto qua dentro a lavorare. Vai Dan. Loro due si devono riposare. Qua. Menendez finalmente può andare qua. Scappa, schippati, scappa! Andate, andate! Davide di merda! Stucchia! Vai, cane, che non ti spaventa fare il tuo lavoro, vai! Vai, Delica! Dream. La fava, no, lì dentro, vaffanculo, no, veramente c'è poca sanità, perché dei complete, morto qualcuno? No, complete, complete, levatevi dalle palle, fatta anche la missione, perfetto, wey man.
Bene, te? Tutto a posto, dai. Partitina per fare qualcosa un po' pomeriggio, se no non riesco mai a giocare e portare avanti qualche gioco single player. E mi dà gusto condividerlo con voi. In più, stasera con la Gerlacane siamo pronti per finire Fire Emblem Three Houses. Oh yes! Vogliamo fare anche l'unboxing, ma lo rimanderemo un'altra giornata. Tu come stai? Molte mani fluttuano nel bagno. Sono le mani di persone che ho amato. Maiala! Vuoto? Onore di un cavaliere consumato? Oddio, sono tutti bellissimi. La neve si sta sciogliendo lentamente. Forse perché la primavera sta arrivando, o forse perché il palazzo sta collassando. Mani, cavaliere o neve? Uè, babbo. Fantastico. Babbo Nico. Cavaliere. Mani. Troppo teso. Sarà difficilissimo e problematicissimo. Oh. Ci ha contattato B, ragazzi. La prima verità che ti dirò è: non ti fidare dell'AI al tuo fianco. In quest'era, molte AI possiedono un intelletto di almeno 10 persone normali combinate. Alcune possono anche imitare le emozioni umane senza problemi. Però, oltretutto, possono fare cose che tu ancora non sospetti. Per esempio, alcune AI possono mentire. O piuttosto, per essere più precisi, possono trattenere le informazioni. Se colui che controlla una AI ha l'ordine di non dare specifiche informazioni, non ha obblighi di dire la verità a tutti, oltre che al controllore. Alcune avanzate AI sfruttano questo ordine per dire menzogne, reinterpretare il significato del comando. Ho programmato un'AI prima d'ora. Beh, ho partecipato alla programmazione per essere precisi. Ecco perché so che è un detto di fatto che le AI non dicono necessariamente la verità. Se dubiti quello che sto dicendo, ti manderò un programma per il tuo monitor che ho sviluppato io stesso. Questa funzione chiave, questa chiave funzionerà come Pinocchio. Il naso si allungherà. Il colore rosso significa menzogna. Questa è la versione test, quindi può essere usata solo una volta. Solo una volta? Arriva, ragazzi. Grazie per quel favore che mi hai fatto, manager. Mi sento molto sicura ultimamente. Pod, ho sentito che hai una nuova distrazione. Ah, Lady Angela, stai parlando del mio programma di counseling? Grazie. Sì, interrompilo immediatamente. Ma perché? Il mio programma sta aiutando gli impiegati. Non ti illudere, Pod. Non credi sinceramente che questo counseling possa essere di qualche aiuto in questo posto, vero? Ma io voglio continuarlo. Finché c'è un impiegato che ha bisogno di me. E Tiffany ha detto che il mio programma l'ha aiutata nel gestire lo stress, anzi, a evitare la sua morte praticamente. Tiffany Brown, quella che si è recentemente trasferita al Secret Team, soffriva di disordine bipolare. Oltre al encefalite. Encefalite, vedo. L'abbiamo eliminata questa mattina. Lei cosa? Ha terminato il suo contratto con la compagnia
umano completamente permanente. La sua corruzione mentale aveva dei picchi oltre il 90% quando si è suicidato. Suppongo che abbia detto qualcosa del genere quando è venuta da te. Signorina Oz, mi stai aiutando così tanto. Ma penso che mi servirà un po' di Kefalin, oltre al tuo counseling, per trattenere la mia melancolia. Sono un piccolo extra, ovviamente. È prescritto una sostanza molto, molto addicting, molto drogante, come se si ricalma lei un ragazzino. E Nezak gli ha dato quella sostanza anche a lui. Gli ho dato temporaneamente accesso all'Enkephalin perché ho determinato che potessi usarla per il tuo programma di counseling per ridurre i livelli di stress dei impiegati. Eppure stai soltanto creando dei drogati. Nezak mi ha detto che voleva presentare il programma al suo team. È cascata? Dovreste aver notato che sentiva appena visto i suoi occhi nei piedi. Oddio, con compassione sta solo portando le cose a peggiorare qua. Il tuo programma è qui terminato. E come ho detto a te e agli altri server diverse volte, non c'è nulla di ridondante e inutile come costruire con gli impiegati qua, specialmente per un server a me. Gli impiegati faranno tutto quello che possono per portarti dalla loro parte. Non hanno nulla da perdere e non si sentiranno in colpa per farlo. Promuovi un agente a livello 4 superiore. Madonna. Forti, oddio, sono tutte forti queste skill. Crescita degli impiegati migliorata. Cerco questo. Facciamo Zang. Vediamo la nuova arma potentissima. A posto. Non so se ho il coraggio di continuare, però ci provo. Era proprio come immaginavo, diventa totalmente più difficile se gioco andando avanti. Ah, la nuova creatura, cazzo!
È una vasca da bagno. Ha degli occhi e delle gambe, tipo. E il coso della doccia è una mano? Oh mio Dio. Dice tanto male. Repression. Vai, schivali. Anzi, no, repression no. Succede qua? Insight neutro. Oh no! Oh cazzo! Ma cane, che cazzo stai facendo? Oh merda! Fortissimo. Si cura? Non lo batteremo mai. Si cura attaccando nemici. Vada bambola.
finale? Non sbatteremo mai. Guarda, non gli facciamo niente. Che cazzo di spaventapatri? Stiamo praticamente ignorando la creatura. Zerni è morto, come ha fatto? Perché passava lì nel momento sbagliato. Vabbè, ma così è impossibile però, Road counter 1. Madonna, che creatura di merda. Assurdo veramente, ragazzi. Va bene, I want to believe. Attacca? No, è scappato il manichino. Sight.
Mi succhia il cervello per recuperare vita. Sì, l'avevo notato. Due bestie. Vieni andare qua, guarda. Fai prima. No? Già. Prende, siamo morti. Ce l'abbiamo fatta, però abbiamo perso l'Endez. Riproviamo l'ultima volta. Proviamo attaccamento con la basta, ma non lo so. Trenta! Scarecrow searching for wisdom.
scappato? Perché è scappato? No, questo scappa in giro e distrugge tutti. Cioè, è veramente l'orrore. Bloodbath. Ha funzionato attachment comunque. Mendes è morto di nuovo. E allora va a succare Mendes, senti. Quando Anna, che aveva livello 1 fortitudo, ha completato il work, una mano è uscita dal Bloodbath e l'ha trascinata nelle sue profondità. Il stesso fenomeno è successo con un agente che aveva livello 1 Temperance. Fortitude Temperance livello 2, ok, però, perfetto. Ascolta, Brendez, è rotto il cazzo. Muori. No, un'altra creatura? No, basta. Il l'albero raccoglieva semplicemente ciò che ha piantato. Vai, questo, così a caso. Com'è andata la tua giornata? Durante la mia ho notato che un certo impiegato ha riempito la sua bottiglia d'acqua con una birra della marca dell'orso e poi l'ha bevuta durante la giornata. Le volte mi chiedo come sarebbe a sentirsi ubriachi o comunque brilli. Una volta sono stata infettata con un virus che prevaricava sulla rete al tempo. Mi ha fatto percepire tutto 10 volte più lento. Dicono che l'intossicazione, la bellezza è simile a questo. Tutti ridevano mentre mi muovevo lentamente. Scusa, manager, la tua espressione facciale è difficile da leggere oggi. Se devi dirmi qualcosa, per favore fallo. Mi ferirai mai? Delle volte
Gli umani detestano eccessivamente l'esistenza di esseri improbabili. Quando ho detto che ero diversa dagli altri, ho notato che non mi credevi quando ho visto la tua espressione facciale. Forse sto iniziando ad affezionarmi a te. Condividere emozioni con qualcuno è una preziosa esperienza. Eppure, ora mi stai chiedendo se sto piottando qualcosa, sto pianificando qualcosa contro di te. Non ho mai avuto nessun piano, né mai lo avrò, riguardo il ferirti. È diventato rosso lo schermo. Ha mentito! Ha mentito! Un casino. Potrei love point. Veramente un casino, ragazzi. Veramente un casino. Va bene ragazzi, per adesso ci possiamo fermare qua e ci aggiorniamo alla prossima parte di questo gioco. Sono affondato letteralmente. E niente, è stato un piacere e ci becchiamo alla prossima. E tra poco siamo pronti con Ghost Runner. Io, a tra poco.